pomeriggio limpido sulle case. Non so nemmeno descrivere la linea che separa il colore dei tetti dall'azzurro pallido del cielo, né le ombre che impercettibilmente rafforzandosi agli angoli annunciano sera, né per quella né per queste ho aggettivi. Sono talmente più povero della realtà che non posso non commuovermi osservandola. Come un navigante che costeggia in arcipelaghi incantati, cercando, o forse non cercando più, l'improbabile ormeggio. Vivo in quartieri che sono per metà di gente nera o dell'Est o dell'America Latina. Le africane seminude sudano accanto alle arabe velate sui bus. E in piazza, finito il mercato, c'è un vociare di ragazzi come uccelli. Perdonatemi, ma non percepisco i problemi che dite delle migrazioni. Sono arrivati un po' in ritardo i rondoni veloci tra le case. Nei discount c'è molta più roba di quella che serve. Sapremo distribuirla. Passa un camion di meloni. 5 euro la cassa, dice la voce registrata nel megafono. I meloni dolci, i meloni zuccherini, 5 euro la cassa. Vorrei rimanere ancora a lungo fra questi orizzonti. Se la morte aspettasse di trovarmi annoiato, sarei quasi eterno.